preoccupazione dei gruppi parlamentari del Partito Democratico per le condizioni gravi del nostro Paese, condizioni che si vanno aggravando, come sapete, di ora in ora. Ed abbiamo sottolineato la necessità che il Paese abbia al più presto un governo politico, un governo democratico che nasca dal risultato elettorale, perché siamo convinti che soltanto un governo politico possa avere la forza per affrontare la crisi e lavorare per risolverla. Abbiamo anche apprezzato il metodo con il quale il Presidente incaricato ha affrontato le consultazioni e il metodo che si è dato per affrontare i problemi. Crediamo che la situazione italiana richieda, come l'onorevole Bersani ha sottolineato, vengano affrontati contemporaneamente i gravi problemi istituzionali e la situazione economica e sociale. Pensiamo che vada dato molto rilievo all'ipotesi di una convenzione che affronti e risolva i grandi nodi istituzionali del nostro Paese e li affronti in contemporanea con le misure economiche e sociali. La nostra crisi è una crisi complessa che deve trovare soluzione affrontando insieme le due cose, temi economici, temi sociali e temi istituzionali. Pensiamo che al punto in cui la vicenda è arrivata ci sia ancora spazio per risolverla in modo positivo. Come voi sapete, capita spesso che le partite, specie le più delicate, si risolvano nell'ultima fase. Ma naturalmente è necessario che tutte le forze politiche, tutti i gruppi parlamentari del nostro Paese sappiano assumersi le loro responsabilità, la responsabilità di dare un contributo positivo alla soluzione della crisi. E certamente non possiamo considerare contributo positivo l'apporre condizioni inaccettabili e irricevibili, la cui impraticabilità dimostra anche la strumentalità con cui vengono poste. Noi crediamo che nelle ore che ancora abbiamo davanti, nel tempo che abbiamo davanti, sia possibile dare una svolta positiva alla situazione ed è questo l'appello che facciamo a tutte le forze politiche presenti in Parlamento.